Benvenuti ragazzi, Buonasera. benvenuti a questa nuova lezione dalle vostre prof Chiara. E Patrizia, è alla nostra prima video lezione di grammatica. Di Ecco, che cosa parliamo oggi, oggi prof? parliamo della frase semplice. Facciamo alcuni esempi. Certo. Io colleziono figurine di Hello Kitty. Luigi gioca a calcio tutti i giorni con suo fratello. La maestra spiega la lezione alla classe. Che cosa hanno in comune queste tre frasi? Sono tutte e tre delle frasi semplici, cioè costituite da un unico predicato. Verbale. Ecco, in questo caso. Ma vediamo che cos'è una Una frase. frase. Una frase è una sequenza di parole costruite intorno a un verbo, organizzate in modo ordinato e corretto. Con un senso logico e compiuto e chiusa da un segno di punteggiatura forte. Ok. Allora, Facciamo un esempio? iniziamo con un esempio. In questo caso abbiamo una frase semplice che è stata un po' scomposta, scombussolata. Vediamo di E la metterla in dobbiamo ordine. inserire. Cominciamo dal soggetto. Ok, Si vede subito che il soggetto è il gatto. Ecco, il gatto della della nonna. nonna, aggiungiamo un'espansione del soggetto, poi vedremo meglio di cosa si tratta. Certo. Il gatto della nonna, che azione compie questo gatto? Ha bevuto? Ha Credo bevuto. proprio di sì. Ha Vediamo cosa ha bevuto. bevuto Un'intera un'intera scodella. scodella. Di che cosa? Di birra forse? No, No, di è di latte. latte. Però attenzione, abbiamo lasciato fuori un elemento perché vediamo che qui abbiamo un punto dopo di latte. Non possiamo dire ha bevuto un'intera scodella ieri sera di latte. Allora, potremmo fare in questa maniera, spostare questo elemento di qua ed inserire questa informazione che riguarda il tempo in Quindi cui si è svolta questa azione subito dopo il predicato. penso che sia perfetto, vero? Certo, vogliamo rileggere? Prego. Certo, il gatto della nonna ha bevuto ieri sera un'intera scodella di E latte. voilà, ecco qui una frase semplice. Semplice? Andiamo avanti. Ok, Sicuramente. allora, la frase minima Minima. è una Cos'è la nuova, frase ecco, minima, questa è una prof? nuova informazione, perché la frase Certo. minima, ecco, non è la stessa cosa di frase semplice, Evidentemente. anche se in realtà una frase semplice, anzi, una frase minima è comunque una frase semplice. Cerchiamo di spiegarci meglio. Meglio. Allora, per formare una frase minima abbiamo bisogno di minimo due Elementi. elementi. Quali sono? Il soggetto e il predicato. Come in questo Ad caso. esempio, il soggetto Paolo. Cosa fa Paolo? Legge. Quindi Quindi. il predicato è l'azione che svolge il soggetto. Quindi Paolo legge. Questi sono due elementi indispensabili per formare una frase. Per formare una frase ci vuole un Minimo. soggetto e un È un predicato. Per questo si predicato. chiama frase Frase minima, minima. ma allo stesso tempo questa è anche, attenzione, una frase semplice, perché C'è un solo predicato. certo, come abbiamo detto all'inizio. Spero sia tutto chiaro, vero, prof? Speriamo di sì. Ok. Intanto andiamo Andiamo avanti. avanti. Il Ok. soggetto. Ma che cos'è dunque il Soggetto, soggetto? ecco, lo vediamo subito. Innanzitutto, il soggetto è la persona, l'animale o la cosa che compie o subisce l'azione, perché potrebbe anche subirla nel caso il Certo. predicato fosse espresso in forma passiva. Certo. Oh. Ed è sempre espresso? Beh, in italiano il soggetto può anche essere sottinteso e può Sicuramente. essere costituito da varie parti del discorso, non sempre solo da un nome. Oltre che da un nome, può essere Da costituito un da un pronome, pronome una parola o sostantivata. qualsiasi parola sostantivata. Può Inoltre, essere preceduto da un articolo, da un aggettivo, un articolo partitivo, ma mai da una preposizione. perché come vedremo più avanti, le preposizioni introducono i complementi. Elementi. Ed infine, qual è la posizione del soggetto in una frase? Può precedere o seguire il predicato. Ecco, qui bisogna fare Quindi molta molta attenzione. attenzione, certo. Ecco, perché non è detto che il soggetto sia sempre All'inizio della all'inizio, frase, ma non è assolutamente. Bisogna detto. fare attenzione. In Andiamo effetti, avanti. il Oh, il predicato predicato, bello. può Cosa può essere essere o come può essere? Verbale di due e tipi, nominale. verbale
e nominale. Quando può essere verbale, prof? Allora, il predicato verbale è quello appunto costituito da un verbo generalmente, oppure da più verbi, se questo è accompagnato appunto da un verbo servile O o fraseologico. fraseologico. Nel primo esempio, di un Il predicato babbo verbale, il babbo, ha lavato l'automobile. l'auto, l'automobile. L'auto Nel secondo caso, predicato nominale, è è costituito formato da dal verbo essere, che è la copula, chiamata copula, più un nome o un aggettivo che chiamiamo nome del predicato. Esempio. l'auto del babbo è nuova. È voce del verbo essere, che è la copula, Nuova nuova, che è un è un aggettivo aggettivo. che si riferisce appunto al soggetto e si chiama nome del predicato. Tutto insieme lo chiamiamo predicato Nominale. nominale. Quindi due tipi per ricapitolare di predicati, predicato verbale E e nominale. nominale. Andiamo avanti. Ok. Fin qui Ci siamo. speriamo che sia tutto chiaro. Ok. Parliamo adesso dei complementi. Prof, che cosa sono i complementi? Sono delle informazioni riferite sia al soggetto che al predicato, legate tra loro in modo logico e servono a completare la frase dal punto di vista del significato. Come possono essere classificate? I complementi si classificano in tre categorie. Ci sono complementi diretti, cioè quelli che non sono introdotti da una preposizione. I complementi indiretti, cioè quelli introdotti da una preposizione, O avverbiali cioè, ecco, costituiti da un avverbio. vedremo meglio negli esempi successivi. Ecco, Infatti, infatti, facciamo un po' di ecco il primo esercizio. esempio. Allora, Il la prima cane frase. azzanna l'osso. Nella seconda frase, il cane è sempre il soggetto. Il cane gioca in In giardino. giardino. Il Nella terza cane frase. corre gioiosamente. Ok. Allora, stabilito che il cane è il soggetto di tutte e tre le frasi, e stabilito che in tutte e tre le frasi il cane compie azioni diverse, ok? Poniamo invece l'attenzione sui complementi che troviamo in queste frasi. Nella Certo. prima frase il cane azzanna. Che Che cosa? cosa? L'osso. Si tratta di un Quindi complemento diretto. diretto. Ecco qua. E lo mettiamo al suo posto. Ok. Nella seconda frase, il Risponde alla cane. domanda Il dove cane gioca il gioca cane? dove? In In giardino. giardino. Osserviamo che questo complemento è preceduto dalla preposizione in. Quindi si tratterà di un complemento? Indiretto. Benissimo. E ancora, nella terza frase, il cane corre gioiosamente. Un Abbiamo qui un avverbio, avverbio. quindi Si tratterà sicuramente è un avverbiale. complemento avverbiale. Ecco qua, abbiamo svolto noi l'esercizio al posto vostro, ma a È breve vi semplice, cimenterete vero? voi, certo, Sicuramente. molto semplice. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po' in cosa si distinguono i I complementi. complementi, Ok. quindi si distinguono in espansioni del soggetto E ed in espansioni. espansioni del predicato. Prof, vuoi spiegare lei Certo, che cosa sono le quindi espansioni del i complementi soggetto? che si riferiscono al soggetto, precisandone le caratteristiche, vengono definite espansioni del Per soggetto. esempio. Esempio, le scatole sono fragili. Se noi dicessimo solo in questo modo, non spiegheremmo bene quali tipi di scatole, ma se noi diciamo le scatole di cartone sono fragili, diamo un elemento in più al soggetto. Un'informazione in più. Invece, nel caso delle espansioni del predicato, si tratta di complementi che si riferiscono al predicato e spiegano più dettagliatamente in che modo, Certo. si svolge l'azione indicata dal predicato. Come in questo caso, Paola sta mangiando un panino. Non solo in che modo, diciamo, danno informazioni più dettagliate sul predicato stesso. In Predicato. questo caso, sta mangiando un panino è complemento oggetto, cioè ci dice che cosa Paola sta Quindi mangiando. completa l'azione del Del predicato. predicato, ecco, sono dei completamenti di quella che è E l'azione io del direi che è anche predicato. un panino bello grosso Sì, bello dalla foto che abbiamo messo, vero? grosso, a quest'ora ci sarebbe bene un bel Certo. panino, eh? È ora di cena. Allora, Ecco oh, eccoci qua, siamo qua. giunti alla fine della nostra lezione. Grazie per l'attenzione, siete Lezione. stati proprio bravi. Speriamo Che di cosa essere abbiamo fatto state. in questa video lezione? Abbiamo imparato gli elementi della frase semplice. E quindi questi elementi serviranno come punto di partenza
per procedere con lo studio dell'analisi Logica. logica. E per questa volta è tutto. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo Diamo appuntamento appuntamento alla alla prossima prossima video video lezione. lezione. Ciao ciao!